festeggiamenti e di celebrazioni del nuovo calendario istituzionale dei Vigili del Fuoco. Il titolo è importante, gioco di squadra, perché lo scopriremo questa mattina, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge un importante ruolo di gioco di squadra. Non in genere associamo sempre l'immagine dei Vigili del Fuoco agli incendi, ma in realtà non sono solo incendi. Ci scopriremo questa mattina quante attività fanno sul campo con specialità differenti e anche in ambito sportivo hanno raggiunto importanti successi. Dunque vi do soltanto un dato, perché poi noi giornalisti siamo sempre un po' affascinati da questi dati. Sono oltre 800.000 gli interventi che sono stati realizzati in un anno dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sono circa 2.200 ogni mese, sono tantissimi, sono veramente tanti. E quindi il mio ringraziamento è a tutti voi, con un caloroso benvenuto a tutte le autorità istituzionali che oggi sono qui presenti, di vario ordine e grado, ma anche ai ragazzi, perché oggi in questa cerimonia dedicata alla presentazione del calendario dei Vigili del Fuoco ci sono anche i ragazzi e c'è una rappresentanza del liceo scientifico ad indirizzo sportivo dell'Istituto Murialdo e dell'Istituto Villa Flaminia di Roma. Un saluto caloroso anche alla banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presente in una formazione ridotta per gli spazi, come potete immaginare, è composta da oltre 40 elementi ed è diretta dal maestro Donato Di Martile. Grazie maestro. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La banda è stata istituita formalmente nel 2017, ma già a partire, pensate, dal 1939 il corpo disponeva di una fanfara, sintesi delle esperienze maturate dalle fanfare dei corpi dei civici pompieri. Le esibizioni della banda contribuiscono naturalmente a diffondere la positiva immagine dei Vigili del Fuoco, riscuotendo unanime successo ed apprezzamento da parte del pubblico. La banda del Corpo Nazionale è diretta, lo abbiamo visto, dal maestro Donato Di Martile, che ci proporrà un brano interessante, importante, Fly Me to Moon. Questo brano sarà interpretato dal tenore Francesco Grollo. Invito il maestro Francesco Grollo a raggiungerci. Grazie maestro. Grazie maestro, se vuole raggiungermi anche soltanto per un saluto. Intanto voglio raccontarvi due parole del maestro Francesco Grollo, che non ha bisogno, devo dire, si accomodi, di presentazioni, perché il maestro è molto conosciuto. Pensate che è ambasciatore dell'opera lirica italiana nel mondo, è considerato il tenore delle istituzioni proprio per le sue numerose esibizioni agli eventi e alle cerimonie ufficiali. Ha cantato in più occasioni per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e per Papa Francesco. Maestro, oggi ascolteremo Fly Me to Moon. Sì, grazie innanzitutto, buongiorno a tutti. Per me è sempre un grande piacere e un grande onore poter dare voce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Fly Me to the Moon è un brano che aveva portato al successo il grande Frank Sinatra, tutti lo conosciamo, ed è un classico del repertorio jazz, swing, delle romanze. Lo dedichiamo appunto appositamente a questa presentazione del calendario, perché direi che ha un filo conduttore. Mentre lei prende posto, noi la ringraziamo, ringraziamo il maestro Francesco Grollo e ci apprestiamo proprio ad ascoltare questo brano, Fly Me to the Moon, brano che sarà eseguito dalla banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Fly Me to Moon. Buon ascolto. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship
and to adore. In other words, please be true. In other words, I love you. You are all I long for, all I worship and to adore. In other words, please be told. In other words, I love you. I love you. Grazie al maestro Francesco Grollo e naturalmente alla banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma ve lo dicevo prima, vi davo alcuni dati, no? 800.000 interventi, 2.200 ogni giorno, tipologie svariate di intervento, competenze differenti. Allora introduciamo questa presentazione con il saluto istituzionale dell'ingegnere Carlo Dell'Oppio, capo nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, proprio per i saluti istituzionali. L'ingegnere Carlo Dell'Oppio. Buongiorno a tutti. Signor sottosegretario, autorità, colleghi, gentilissimi ospiti, a tutti rivolgo il mio più cordiale benvenuto alla presentazione del nostro calendario. Un gioco di squadra, il titolo che ci accompagnerà per i prossimi 12 mesi. Un titolo che rievoca il valore della nostra carta vincente, unito alla metafora del gioco, emblema di quelle partite sempre più sfidanti che il corpo quotidianamente affronta, mettendo in campo risorse e attività sempre più performanti. Un soccorso tecnico urgente quasi mai ordinario, con interventi a forte vocazione specialistica, che richiedono caratteristiche, prestanza, formazione e competenze specifiche da acquisire e da mantenere. Oggi vediamo qui schierata solo una piccola rappresentanza di quella che costituisce, vedremo schierata, una vera e propria ricchezza per il corpo che ne dispone, per la collettività che ne può beneficiare quando i contesti operativi sembrano più che mai proibitivi. I nuclei, nuclei NVCR, TLC, soccorritori fluviali e alluvionali, nuclei SAP, TAS, NIA, SAF, USAR, cinofili, soccorritori acquatici, sommozzatori, specialisti nautici, GOS, aeroportuali, aeronaviganti, elicotteristi, piloti di aeromobili. Tante competenze per affrontare con la stessa risolutezza la violenza del fuoco negli scenari quotidiani, la devastazione dell'acqua durante le alluvioni, la resistenza della terra quando scaviamo sotto le macerie, l'ignoto dell'aria per contrastare la virulenza dei roghi estivi o per effettuare salvataggi che sembrano impossibili. Ha ragione quindi il professor Barbero, che ringrazio per aver dato lustro al nostro progetto, quando scrive che è passato molto tempo da quando la nostra realtà esprimeva solo pompieri. Tante abilità e talenti diversi che il lavoro di squadra nel mondo dei Vigili del Fuoco mette insieme per trovare quel momento di sintesi necessario per operare e risolvere tutti insieme, a prescindere dall'avversario che di volta in volta incontriamo nella partita dei cambiamenti climatici, dei cedimenti di un territorio via via più fragile, di un tessuto produttivo più evoluto ed esigente, di una società più complessa che pretende un sistema ancora più robusto in termini di safety e security. Tante scommesse che non sarebbe stato possibile vincere se non avessimo elevato per tempo i livelli di professionalizzazione e di specializzazione del personale, potenziando le prestazioni dei mezzi e delle strumentazioni, senza mai trascurare l'importanza di investire sulle persone a tutto tondo. A partire dalla preparazione fisica, elemento fondamentale per svolgere un lavoro straordinario ma indubbiamente duro. Ecco perché oggi in qualche modo vogliamo risaltare anche il sodalizio attività operativa sport, e per farlo celebriamo i successi delle nostre fiamme rosse, che rappresentano il segno dell'attenzione del corpo per l'addestramento e la formazione a 360 gradi. Con questo gioco di squadra, e concludo, stiamo ottenendo risultati importanti ed è proprio nel segno delle sinergie virtuose che si deve andare avanti.
D'altra parte, è nella natura e nella struttura del corpo l'idea, la forma e la sostanza di un insieme di membra che devono muoversi armoniosamente. Perciò viva le specialità, viva le specializzazioni e viva tutti i vigili del fuoco. Grazie. Grazie all'ingegnere Carlo Dall'Oppio, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Parlavamo di gioco di squadra e Dall'Oppio ci diceva proprio questo, un gioco di squadra con specialità differenti. E allora, prima di raccontarvi che cos'è il calendario dei Vigili del Fuoco, guardiamoci questo video introduttivo. Racconto per immagini, lo avete visto, lo commenteremo insieme. Eccolo Massimo Sestini, mentre mi raggiunge voglio raccontarvi, il suo curriculum è molto lungo, intanto ha raccontato la politica e la società a partire dal 1978, le sue fotografie sono uscite sulle prime pagine dei principali giornali italiani ed internazionali.
Con i suoi scatti ha testimoniato dalla tragedia del Moby Prans ed è autore anche, è stato testimone delle operazioni di salvataggio Mare Nostrum, è riuscito a riprendere dall'elicottero un barcone alla deriva con un carico di 500 migranti poi tratti in salvo. La fotografia, proprio quest'ultima fotografia, ha vinto il prestigioso World Press Photo nel 2015 nella sezione General News. Nel 2020 il New York Times ha incluso questo scatto insieme ad altri 115 come i più rappresentativi dell'ultimo decennio. Insomma, un bel curriculum e un grande impegno di Massimo Sestini. Complimenti. Lei nel panorama appunto dei fotoreporter internazionali emerge proprio per la sua capacità di affrontare anche scenari differenti e complessi. E il suo secondo calendario, quello che ha realizzato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma qual è allora il legame che ha in particolare con questo corpo? Beh, dire il vero sarebbe il terzo, abbiamo fatto un altro tanti anni fa. Io ho sempre pensato che bisogna comunicare attraverso l'immagine e che l'immagine ha una portata superiore a quella della scrittura e quindi tende a legittimare la professionalità di chi sta operando in un certo settore perché parla tutte le lingue e può entrare nell'animo di chi la guarda se è capace di emozionare. Per emozionare bisogna cambiare prospettiva, bisogna non guardare le cose da come siamo abituati a vedere, ma proprio è una scuola di vita come nella vita. Non bisogna mai lamentarci troppo piangendosi addosso, ma cercare di vedere che magari si è più fortunati di altri e quindi possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Quindi il potere comunicativo dell'immagine è, tirando acqua al mio mulino, visto che faccio il fotografo, è molto importante, soprattutto in quest'epoca piena di telefoni che sono diventati l'album fotografico di tutti noi. Ecco, qual è l'idea che c'è dietro questo calendario, dietro a Gioco di Squadra? Allora qui è un'idea legata un po' a un progetto un po' più ampio, perché eravamo partiti da... Grazie, va meglio? Sì. Eravamo partiti da un calendario, quello dell'anno scorso, che era con gli elicotteri per il 70° anniversario del servizio aereo dei Vigili del Fuoco, e sapevo che era difficile fare un buon calendario dopo che avevo potuto volare su tutta l'Italia vedendo finestre pazzesche dall'estremo sud all'estremo nord della nostra meravigliosa penisola. Quindi abbiamo pensato di fare un calendario che potesse eventualmente essere legato a un progetto futuribile e non risentisse della differenza, della mancanza paesaggistica. E quindi ho detto: cominciamo quest'anno a lavorare con le squadre, ritraiamo le squadre, perché i Vigili del Fuoco sono squadre. Quindi Gioco di Squadra è il suo titolo per questo motivo, e tenteremo di portare avanti questo progetto che poi si tradurrà in altri progetti legati con un cordone ombelicale a questo. Ecco, come si realizza una bella fotografia? So che comunque, oltre alla capacità, al gusto per lo scatto, ci sono anche degli strumenti importanti. Faccio riferimento ad esempio ai droni. Esatto, per le prospettive diverse bisogna usare i droni. Io preferisco gli elicotteri perché mi consentono di usare teleobiettivi potentissimi che pesano 10-12 kg e non sono utilizzabili con i droni. Bisogna usare le custodie subacquee perché bisogna andare a vedere le cose anche dal pelo dell'acqua oppure da sotto l'acqua, o mettersi sotto gli idranti che lanciano l'acqua, e quindi tutte tecniche legate al raggiungimento di una prospettiva diversa. Allora, noi lo guarderemo, lo sfoglieremo questo calendario. Dobbiamo però ringraziare anche per la sua prefazione, lo dobbiamo dire, il professor Alessandro Barbero. Indubbiamente, grazie al professore. Ecco, Massimo, resti con noi, Massimo Sestini, perché voglio continuare questa conversazione chiamando qui al tavolo l'ingegnere Marco Ghimenti, direttore centrale per l'emergenza, per il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, con tutte le specializzazioni che sono raffigurate nel calendario. Vedete che si stanno ponendo alla nostra destra proprio tutte le specializzazioni che sono state raccontate proprio attraverso le immagini, attraverso il racconto di Massimo Sestini in questo calendario. Ingegnere Marco Ghimenti,
direttore, vigile del fuoco, ma Marco, in realtà oltre il fuoco stiamo cercando di vedere e di capire che c'è molto di più. Ma sì, noi diciamo buongiorno a tutti innanzitutto, noi lo diciamo da tanto tempo, vigili del fuoco, siamo orgogliosi del nostro nome, però insomma ci potremmo chiamare con un pizzico di presunzione, però oggi possiamo permettercelo di essere presuntuosi, Corpo Nazionale del Soccorso Pubblico, perché effettivamente soprattutto adesso, soprattutto man mano che si va avanti nel tempo, il soccorso è un soccorso a 360 gradi, come è stato detto anche dal capo del corpo, e il fuoco è solo una quota parte, solo tra virgolette, ma è una quota parte della nostra attività. E c'è da dire però che con l'affetto enorme verso tutti i colleghi specialisti e specializzati, il corpo da sempre, a parte che noi rivendichiamo anche una storia che parte dalle antiche cortes romane, quindi un 2000 anni di storia, lasciatemelo dire, però ci piacerebbe anche che si tenesse conto di questo. Diciamo che noi, il vigile del fuoco, il pompiere, ha sempre affrontato varie tipologie di rischio, quindi il vigile del fuoco ha anche pre-specializzazioni, pre-specialità. Era un vigile del fuoco che comunque aveva a che fare non solo con il fuoco, perché siamo stati presenti su tutti i tipi di emergenze. Quindi in questo senso io direi che il vigile del fuoco in generale, in quanto tale, esce dalla nostra scuola da capannelle ed è uno specialista del soccorso. Questi colleghi aggiungono qualcosa di più, che abbiamo sviluppato nell'ambito dell'attività nei vari scenari, comprendendo che la società e l'evoluzione era tale che ci obbligava e ci spingeva a puntualizzare, specificare certi tipi di attività in termini di attrezzature e quant'altro. Grazie intanto ingegnere Ghimenti. Lo ha detto nel suo intervento, insomma i vigili del fuoco hanno a che fare con davvero i quattro elementi, aria, acqua, terra e fuoco, con questi quattro elementi. E poi ci sono le specializzazioni che sono raffigurate fra l'altro in questo calendario, ce le può descrivere? Sì, i quattro elementi che non si fermano a quelli, perché però ci sono anche gli elementi impalpabili, penso alle NBCR e quant'altro, quindi tutto ciò che può essere un aggressivo nucleare, biologico, chimico e quant'altro. E ognuno di questi elementi non è il singolo elemento, perché l'acqua è l'acqua, ma può essere acqua turbolenta, acqua sporca, acqua contaminata, bisogna andare in profondità nell'acqua o in superficie. E quindi il fuoco può essere fuoco, incendio boschivo, può essere un incendio industriale, può essere un incendio di un edificio, un incendio confinato, quindi ogni elemento si presenta poi in maniera sfaccettata e va affrontato con adeguati DPI, dispositivi di protezione individuale, un'adeguata formazione mirata, una attrezzatura del caso e anche dei DPE, diciamo noi, ci sono i dispositivi diciamo emozionali, perché poi alla fine è sempre un uomo che affronta questi scenari e che confronta quella realtà operativa e quel momento del soccorso con la propria emotività. E forse il valore aggiunto di chi fa soccorso un po' tutti i giorni è quello che nella grande emergenza ha già collaudato se stesso. E queste specialità che sono state descritte dal calendario, adesso non le elenco ma le abbraccio tutte, diciamo a nome di tutto il Corpo Nazionale. Sono una sorta diciamo di faro anche dal punto di vista e di guida della formazione, perché hanno sviluppato e abbiamo sviluppato con queste specialità delle abilità che però devono costituire un substrato con cui piano piano cresce tutto quanto il Corpo Nazionale, che comunque ha un organico adeguato ma molto razionale e che quindi con queste specialità deve essere in grado di rispondere a tutte quelle che sono le varie sfaccettature ed emergenze prevedibili. Concluderei questo nostro piccolo dialogo con un riferimento importante, con tre elementi, l'ha detto lei, il valore persona al centro ovviamente e poi tre elementi credo, la passione, la competenza e la determinazione che sono il racconto che abbiamo visto in questa immagine, cosa ne pensa? Ma sicuramente noi diciamo anche insomma che siamo non solo, ho detto oggi ci possiamo parlare un po' addosso, sì. Pecchiamo a volte di molta umiltà, però insomma ogni tanto, anche perché come si dice, per farci amare ce lo dobbiamo sentir dire e noi dobbiamo fare anche quello che possiamo per giustificare questo affetto, no?
E quindi diciamo sì, oltre il professionista diciamo c'è l'artigiano che ha quella capacità, l'intelligenza della mano, si dice, la creatività della mente e la passione del cuore. Ecco, il Vigile del Fuoco mette tutto questo insieme, ma soprattutto nel portare soccorso e portandolo a chiunque, ricco, povero, bianco, nero, ha un senso per l'umanità che è particolare. E questo aspetto lo lega anche a una, come posso dire, la stessa emozione che ho io adesso qui, ma a un'emotività nel soccorso, che è anche legata al fatto che, pur essendo abituato, sa, facendo tanti interventi, che forse quell'intervento con un po' di prevenzione poteva essere evitato, però lo deve comunque affrontare e portare avanti. Ringrazio molto, grazie all'ingegnere Marco Ghimenti, grazie a Massimo Sestini. Massimo, un calendario però nasce, la nascita di un calendario è complessa, e allora noi ci guardiamo, prima di raggiungere il nostro posto in sala, ci guardiamo anche come è nato. Esiste un backstage? Sì, che c'è, e come? Adesso lo possiamo vedere, ci sono anche diversi aneddoti divertenti in questo. Non si può, perché fa delle cose spericolate. Bene, allora, va bene. No. Non si può, però noi ce lo guardiamo e ce lo gustiamo, perché questo backstage è importante, perché ci dice esattamente come nasce in realtà un calendario, con quanta fatica poi si traduce in un'immagine. Guardiamolo qua. Io a questa spaccatura ci si sta. Sì, sì. Cioè... domanda sorge spontanea, intanto con quali tecniche sei riuscito a valorizzare la mente del tempo per trovare lo scatto giusto, la posizione giusta, l'ombra o la luce giusta? Allora, l'abbiamo fatto in pochissimo tempo, è stato un tour de force veramente allucinante. Il movente di questo calendario è l'uso delle luci, e quindi grande uso di flash, molto importanti, ombrelli potenti che sono capaci di creare un'atmosfera che non è un fotomontaggio, è una fotografia pratica. Ci sono degli aneddoti, una volta che abbiamo fatto la foto ai fluviali in quel di Trieste, erano in posizione con il loro gommone, a un certo punto mi si muovono e io dico: no, guarda, va bene lì dove siete, in mezzo alle frasche. Io avevo nascosto 4 flash di questi grandi che avete visto dentro il bosco, che li illuminavano con un radiocomando. E io, no, no, ci spostiamo perché dobbiamo recuperare questo, e mi tirano fuori dall'acqua uno di flash con lo stativo che era caduto perché c'era vento, gli alberi si muovevano, e quindi aveva fatto precipitare un flash da 4.000 euro
euro in acqua. Questo è un aneddoto. Tenete conto che l'ho fatto asciugare per un mese prima di riaccenderlo. Ho detto: speriamo che la batteria non sia andata in corto e che i condensatori abbiano fatto bene il loro lavoro. È partito e funziona. Questo è un fatto di fortuna incredibile. L'ultima cosa che voglio fare è un selfie, un video selfie ricordo tutti insieme. Quindi, se mi date un secondo, proviamo a vedere se riesco. Facciamo questa cosa dove ci rivediamo. Ovviamente mi ha portato anche via il microfono. Sì, 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 sì. Come vedete, vediamo, è un artigiano dell'immagine, ma Stini. Adesso questo è un drone che decolla dal palmo della mano e se funziona riatterrerà sul palmo della mano, spero, e ci farà vedere tutti quanti, prima da una parte e poi dall'altra. È innocuo, è presa a 40 grammi, alle eliche protette, non succede niente. Vediamo se fa veramente il suo lavoro e se è capace di tornare sul palmo della mia mano. Siamo... Eccolo qua, lo lasciamo in regia. Ha fatto un miracolo, grazie mille. Eccomi. Abbiamo vissuto ciao. La fotografia e il modo di lavorare, di operare di Massimo Settini. Grazie, intanto veramente grazie, anche perché penso che di aneddoti da raccontarci ce ne sarebbero tantissimi. C'è ancora una piccola curiosità che durante la realizzazione di questo calendario è emersa, ma molto interessante, molto curiosa. Pensate che io lavoro con persone che sono come me, fanno un mestiere diverso, ma lo fanno con passione, e quando si trovano un rompiscatole che fa fare tardi a tutti quanti pur di fare una foto, capiscono, fanno una cosa che legittima la loro anzianità professionale e la loro professionalità. E quindi, nonostante tutto sia un grandissimo rompiscatole, mi vogliono bene e mi fanno stare nella condizione di poter chiedere la luna e riesco ad ottenerla. Grazie, grazie. La passione. Allora, prima di congedarvi voglio però ricordare due elementi importanti. Intanto bisogna ringraziare anche chi ha sostenuto la realizzazione di questo calendario, oltre diciamo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Terna S.p.A. per il supporto proprio nella realizzazione del calendario e nell'organizzazione dell'evento. E poi vi voglio ricordare che quest'anno il calendario nazionale dei Vigili del Fuoco è acquistabile attraverso i canali di distribuzione di Giunti Editore, quindi chiunque fosse interessato può, attraverso semplicemente un link di un'app, poterlo acquistare. Questi sono due elementi importanti e naturalmente io ringrazio Marco Ghimenti e Massimo Settini per averci raccontato insomma com'è nato questo gioco di squadra. Grazie. Gioco di squadra si diceva, ma anche passione in questi interventi è emerso. In realtà il motore di tutto è il crederci veramente e il crederci sempre, ecco. Ma per accompagnare, diciamo, a scoprire come i Vigili del Fuoco, abbiamo detto, non sono soltanto legati alle operazioni di fuoco, di incendi, di alluvioni, di terremoti, ma hanno anche ottenuto le Fiamme Rosse dei prestigiosi e importanti successi a livello agonistico e sportivo. Allora, prima però di scoprire ancora questa parte, voglio introdurre un brano, Momenti di Gloria, che sarà eseguito dalla banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un brano importante perché Momenti di Gloria, lo ricorderete tutti, è un film del 1981 ispirato dalla storia degli universitari di Cambridge che si allenarono per partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Il successo della colonna sonora, firmata dal compositore greco Vangelis, superò tutte le aspettative diventando un inno delle più grandi imprese sportive e più in generale allargandoci anche allo sport. E allora noi ascoltiamo l'esecuzione di Momenti di Gloria da parte della banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Buon ascolto.
Grazie alla banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ve lo stavo raccontando, sono molto di più che il fuoco, i Vigili del Fuoco, permettetemi questa frase. Perché? Perché rappresentano e hanno delle eccellenze importanti, hanno raggiunto dei grandi successi nell'ambito appunto dello sport con le Fiamme Rosse. E allora intanto io credo che la migliore testimonianza sia la presenza di questi successi qui oggi, la presenza di Simone Alessio e di Alessia Scortechini, che sono entrambi medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ad accompagnarli il responsabile dell'ufficio per le attività sportive, Lamberto Cignitti, e il responsabile dell'ufficio per la formazione motoria professionale, Federico Grugni, e i compagni poi di squadra di Simone e di Alessia, che sono Giulia Arpino, Alberto Arpino e Diego Meoni. Benvenuti. Tanti i successi, insomma. Partiamo da Simone Alessio. Tanti successi, questo importante riconoscimento alle Olimpiadi di Parigi 2024, medaglia di bronzo. Ma qual è l'emozione nei ricordi di questo avvenimento e anche il peso di questa medaglia che vi siete, direi, portati a casa? Innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte le autorità presenti. Il peso è tanto quanto è l'onore di aver rappresentato al meglio non solo l'Italia, ma soprattutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, perché io in particolare ci tenevo, perché poi quando sono entrato nel gruppo sportivo avevo vinto un campionato del mondo e lo volevo rivincere per poterlo portare in caserma e festeggiarlo. Quindi quando poi a Tokyo non ho portato la medaglia a casa, ero già un atleta delle Fiamme Rosse, un po' mi è pesato questa cosa di non aver regalato la gioia di una medaglia a chi mi ha sempre sostenuto, quindi parliamo di gioco di squadra. Quindi questa di Parigi per me è stato un completamento di un percorso che con tanti alti, qualche basso, che non è un modo di dire, ma veramente con l'aiuto di tutte le persone, perché poi io mi alleno all'Acqua Gitosa. Ogni volta che entravo in caserma, che ero un po' giù di morale o invece ero sempre felice, mi dicevano sei il nostro campione, quindi ti davano quella carica che in gara poi, quando è il momento di difficoltà, ti aiuta a ricordare alle spalle chi hai che ti supporta. Quindi è veramente un onore, grazie. E io voglio ricordarvi, insomma, anche un po' le specialità e il curriculum di Simone Alessio, perché terzo classificato ai Giochi Olimpici del 2024, lo abbiamo detto, ma nel 2003 primo classificato al campionato mondiale master, nel 2022 primo classificato al Grand Prix Final di Riyadh, primo classificato al campionato europeo senior. Però non abbiamo detto la specialità. Taekwondo, combattimento, infatti colpi in testa, perdonatemi, non ho portato la medaglia perché colpi in testa si fanno sentire, quindi perdonatemi. Grazie a Simone Alessio, che parlava di passione, no? Cioè, perché poi anche nella vita di un campione c'è un momento sì e magari un momento no, cioè, e lì grazie all'incoraggiamento anche di chi ti sta accanto le cose possono anche cambiare. E allora Alessia Scortechini, anche tu medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, quanta emozione e quanta, direi, oltre all'emozione, direi responsabilità per questo successo. Buongiorno a tutti. E allora, l'emozione era tanta e, diciamo, io sono entrata da poco nelle Fiamme Rosse, quindi sono andata a Parigi con la convinzione e la voglia di portare a casa e al Corpo Nazionale una medaglia, e perché comunque a Tokyo ne avevo presa una, ma non individualmente, l'avevo presa in una staffetta, quindi ho cercato una medaglia e me la sono portata a casa. E direi che questa ricerca è stata centrata, ha avuto successo. Allora voglio ricordarvi anche per Alessia Scortechini la specialità e disciplina, la disciplina è il nuoto, però anche lei ha realizzato e portato a casa diversi successi. Nel 2024, oltre
alla medaglia di bronzo a Parigi, è stata prima classificata ai campionati europei, nel 2023 seconda classificata ai campionati mondiali e nel 2021 prima classificata ai giochi olimpici di Tokyo. Alessia, quali sono, diciamo, i prossimi obiettivi? Allora, quest'anno abbiamo il mondiale a fine settembre a Singapore. Come ti stai preparando? Allora, sicuramente la preparazione sta ricominciando in modo molto graduale, perché è stato tre anni molto intensi, però siamo comunque pronti ad affrontare il mondiale in modo positivo. Grazie, vi accompagniamo con un grande applauso mentre noi restiamo qui, vi accompagniamo in sala con un grande applauso e un ringraziamento per Simone Alessio, Alessia Scortechini, entrambi in medaglia di bronzo, ma poi anche ai compagni di squadra Giulia Arpino, Alberto Arpino e Diego Meoni. Grazie ragazzi. Lamberto Cignitti e Federico Grugni, noi prima di chiacchierare, di conversare, direi che possiamo però vedere, abbiamo sentito le parole dei ragazzi, che sono poi alla fine le migliori, perché i ragazzi raccontano quello che vivono con passione, con determinazione. Però io direi, guardiamoci anche un filmato delle attività e dei successi delle Fiamme Rosse. Un applauso alle Fiamme Rosse, ai tanti ragazzi che ogni giorno si impegnano per portare a casa brillanti risultati. Allora Lamberto Cignitti, che è responsabile dell'ufficio per le attività sportive, abbiamo visto un gruppo giovane che però ha portato a casa anche dei brillanti successi. Cosa significa e qual è, diciamo, l'obiettivo per questi ragazzi? Buongiorno a tutti. Dunque, come Fiamme Rosse siamo un gruppo sportivo giovane, ma abbiamo delle radici ben solide in quella che era l'attività sportiva dei Corpi dei Civici Pompieri. Lei prima ha ricordato, presentando il brano Momenti di Gloria, le Olimpiadi di Parigi 1924, che per noi rappresentano una pietra miliare, perché nel 1924 abbiamo conquistato con il pompiere del Corpo dei Civici Pompieri di Milano, Carlo Galimberti, la prima medaglia d'oro olimpica. Da lì è iniziato tutto un percorso attraverso i Gazzosini, che erano canottieri di Piacenza, che presero ad Amsterdam una medaglia olimpica. Ignazio Fabbra, atleta peraltro sordo, che ha preso una medaglia ad Helsinki nel 52. Nino Benvenuti ha fatto l'ausiliario da noi, e mentre era ausiliario a Capannelle ha vinto il suo oro olimpico, peraltro anche risultando atleta, il miglior atleta nel pugilato, scavalcando anche quello che all'epoca si chiamava Cassius Clay, poi diventato Mohamed Ali. Poi abbiamo proseguito con Giorgio Cagnotto nel 68 e nel 72 e nel 76. Siamo arrivati fino a l'ultima medaglia olimpica prima di quella di Simone, che ha rotto un po' l'incantesimo, che è quella del 92 di Alessandro Corona nel canottaggio. E quindi, come abbiamo visto dalle immagini, le nostre discipline sono 8 le sezioni attive delle Fiamme Rosse,
spaziano un po' tra le varie discipline, ma recuperando soprattutto quelle che sono le nostre discipline storiche. Avete visto appunto la lotta, il canottaggio. Adesso abbiamo inserito discipline nuove. Il taekwondo chiaramente non esisteva in quegli anni, però abbiamo approcciato questa nuova disciplina con il piede giusto, insomma, perché oltre a Simone, che chiaramente si è fatto valere con i due campionati del mondo vinto, con la medaglia presa a Parigi, abbiamo due giovani che sono entrati lo scorso anno, che si stanno facendo largo sempre nel taekwondo. L'ultima medaglia che volevo ricordare è quella di De Zolt, ultima ma non ultima come importanza, perché Maurizio De Zolt, il Grillo, era un caposquadra del comando di Belluno, quindi quando non esistevano ancora le Fiamme Rosse, nel 94 prese la medaglia storica a Lillehammer a 44 anni d'età. Quindi, partendo da queste radici, partendo da questa storia, siamo un gruppo giovane, piccolo per il momento, ma siamo proiettati verso il futuro. Grazie, grazie a Lamberto Cignitti. Tra l'altro, quello che mi colpiva guardando queste immagini nel video di presentazione delle Fiamme Rosse, mi colpivano due elementi: gli occhi di questi ragazzi, no? Perché comunque sono occhi che sono impegnati, che vivono l'emozione, ma anche tanto sacrificio, quasi lo sforzo di poter portare a casa dei risultati importanti. Ecco, mi colpivano questi elementi. Quanto è importante incoraggiarli, sostenerli, come diceva Simone. Ogni tanto ci sono dei momenti in cui magari prevalgono la stanchezza e le difficoltà. L'aspetto psicologico è fondamentale. Simone, quando è tornato da Tokyo, era un cane bastonato, e l'elaborazione di quel lutto, diciamo così, è durata tanto. Però, da campione qual è, nel 2022 ha praticamente vinto tutte le gare a cui ha partecipato, fallendo l'ultima, ma si è rifatto ampiamente nel 2023, perché nel 2022 ha vinto tutto, è stato eletto atleta dell'anno, ha vinto il Grand Prix, ha vinto l'Europeo, ha fallito il Mondiale a dicembre, ma poi si è rifatto nel 2023 vincendolo di nuovo. Quindi... questa è la stoffa di un vero campione, direi. Grazie a Lamberto Cignitti. No, restate qui. Allora, continuerei questa piccola conversazione con Federico Grugni, che è responsabile dell'ufficio per la formazione motoria professionale. Insomma, nell'era della tecnologia, quanto è fondamentale, quanto è importante la preparazione atletica? Quanto conta? Sì, buongiorno a tutti e a tutti i presenti. Innanzitutto possiamo dire che proprio in quest'epoca in cui la tecnologia sta avanzando sempre di più, in cui tutti i processi si stanno diciamo digitalizzando, perciò riducendo sempre di più un apporto manuale alle eventuali procedure e a tutte le attività che vengono svolte, risulta proprio essenziale, specialmente per le nuove generazioni, introdurre un programma di attività motoria anche proprio finalizzato al mantenimento di queste competenze. A me piace spesso, diciamo, richiamare un po' il concetto di destrezza, no? Di destrezza motoria come qualità fisica, che in pratica sta a contraddistinguere diciamo, la capacità che ha un individuo di poter svolgere un certo lavoro nel minor tempo possibile e spendendo meno energie possibili. E questo, diciamo, è un bel concetto, perché tutti quanti noi riusciamo a eseguire delle azioni fisiche quotidiane, però il fatto di eseguirle con minor sforzo possibile e nel minor tempo possibile è una cosa molto importante, specialmente per il nostro lavoro. Diciamo che l'attività motoria cura proprio questo, diciamo, l'addestramento, la formazione. Noi diciamo, portiamo avanti due tipologie principali di allenamento presso le nostre sedi: una di tipo addestrativo, che viene svolta presso le sedi centrali di formazione ed è curata tutta da personale istruttore ginnico, istruttore natatorio e di salvamento a nuoto, e in possesso di titoli specifici come lauree scienze motorie e brevetti federali. E poi l'attività di mantenimento fisico invece è svolta verso i comandi provinciali, che noi la chiamiamo di automantenimento, cioè un'attività condotta autonomamente dall'individuo. Questa attività, diciamo, è un po' innovativa, nata a partire dal 2020 un po' con la difficoltà del Covid, cioè con l'impossibilità di utilizzo delle palestre e delle attrezzature in maniera comune. Allora abbiamo studiato questo tipo di attività, che può essere svolta formando e informando il personale autonomamente presso le sedi, perciò un individuo durante il turno di lavoro può mantenere, diciamo, questa cosa. E poi mi piace, in ultima analisi, ricordare sempre che
Adesso ultimamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che per mantenere dei buoni livelli di efficienza fisica e di salute bisognerebbe fare almeno 150 minuti di attività settimanale, no? Blanda, diciamo di piccola intensità. Bene, noi con il Corpo Nazionale possiamo dire che fin dalla nascita del Corpo Nazionale, per tutti i corsi di formazione del ruolo operativo, ogni mattina vengono eseguiti almeno 30 minuti di attività fisica per tutti e 5 giorni della settimana, perciò corrispondono proprio quei 150 minuti per tutta la durata del corso. E questo lo facciamo, diciamo, già dagli anni 40-50, perciò è una bella cosa, è una bella tradizione che cerchiamo di mantenere e conservare, insomma. Che cercate di mantenere e di conservare, anche perché, e qua chiudiamo proprio, è importante questa preparazione. Pensiamo che i vigili del fuoco in qualunque momento del giorno, della notte, devono essere pronti ad intervenire per la sicurezza delle persone o anche della tutela dell'ambiente, quindi bisogna essere in forma, direi. Sì, sicuramente la prima cosa, infatti lei all'inizio parlava appunto della tecnologia. La tecnologia, diciamo, come abbiamo visto nei vari corpi specialistici, è importantissima, no? Perché un approccio tecnico su un intervento è fondamentale, però diciamo, equivale anche avere innanzitutto una componente fisica di base che ti possa permetterlo di farlo e perdurarlo nel tempo, perché noi non sappiamo mai quanto un intervento dura e per quanto si potrà portare e quanto potrà e quello che ci potrà comportare, diciamo. E poi in più c'è sempre un discorso generale di salute, appunto generale della popolazione, che il fare attività comunque comporta una riduzione di costi di spese, di costi generali per lo Stato e poi una riduzione dei tempi diciamo, di assenze dal lavoro e così via. Perciò un aspetto molto importante, diciamo. Grazie, allora io ringrazio Cignitti e Grugni, grazie. E direi che ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa mattinata, che spero che anche per i ragazzi presenti in sala sia anche l'occasione per scoprire le diverse specializzazioni dei vigili del fuoco, ma quanto poi in ogni attività, in ogni professione ci voglia veramente tanta passione, bisogna crederci sempre, grazie alla testimonianza degli atleti che questa mattina sono stati con noi. Per questo momento conclusivo invito il sottosegretario al Ministero dell'Interno, il dottore Emanuele Prisco, a raggiungermi e a prendere posizione per il suo saluto istituzionale. Il dottor Emanuele Prisco. Ah, grazie, buongiorno a tutti, grazie ovviamente a Alessandra Ferraro anche per averci fatto l'onore di introdurre questa presentazione del calendario. Un grazie ovviamente alla banda per averci, insieme al maestro Grollo, che ormai abbiamo arruolato permanentemente nelle nostre file, anche allietato con musica e canto questa giornata, che è una giornata di festa, così come un ringraziamento va al professor Barbero per l'introduzione. Con lui abbiamo fatto anche altre iniziative, come quella alla Mostra del Cinema di Venezia, che ha permesso di raccontare una storia importante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un saluto a tutte le autorità civili e militari presenti, a tutti i componenti a vario titolo del Corpo Nazionale, a cominciare ovviamente dal capo del corpo, l'ingegner Dall'Oppio. Questa forse insieme a domani è una delle ultime iniziative a cui parteciperà in questa veste, perché come è noto bontà sua andrà in quiescenza, ma insomma è l'occasione anche per rendere omaggio all'impegno straordinario di un uomo, di un professionista, di un componente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con cui io almeno personalmente ho avuto l'onore di collaborare solo in questo periodo, un grande comandante, come lo hanno definito tutti i suoi uomini in giro per l'Italia. Mi spiace non averlo avuto come comandante, ma insomma l'ho avuto come capo del corpo, quindi insomma credo che il tributo di questa assemblea sia la rappresentazione anche di un tributo dell'intero Corpo Nazionale nei confronti dell'ingegner Dall'Oppio. Saluto anche
giusto, meritato e dovuto. Saluto anche l'ingegner Mannino, che invece è stato ieri nominato nuovo capo del corpo dal Consiglio dei Ministri, prenderà servizio ovviamente alla quiescenza dell'ingegnere Dall'Oppio. Vi faccio un grande in bocca al lupo. Saluto un altro e ringrazio un altro arruolato nelle fila dei Vigili del Fuoco, che è Massimo Sestini, un professionista straordinario che con la sua arte, con le sue pazzie, diceva la dottoressa Ferraro, visto che ci sono i ragazzi delle scuole, ecco, non fate le cose che fa Sestini quando fa le foto perché sono estremamente pericolose, però insomma a fianco a chi del pericolo fa il proprio mestiere, un pericolo calcolato perché i professionisti sanno quello che fanno, non sono degli avventurieri come sono, quindi professionisti come i Vigili del Fuoco calcolano il pericolo. Ha avuto quest'anno, come lo scorso anno, il Corpo Nazionale la fortuna di aver raccontata la sua straordinarietà da un professionista straordinario. Io dico sempre: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un corpo fatto di tante eccellenze. Lo scorso anno abbiamo raccontato il soccorso aereo, gli elisoccorritori, il gruppo aereo. Quest'anno raccontiamo le specializzazioni, le specialità, le professionalità. Lo ha ricordato bene l'ingegner Ghimenti, che saluto e ringrazio, che è direttore centrale dell'emergenza. Sono delle eccellenze nell'eccellenza, ma l'eccellenza è tutto il Corpo Nazionale in tutte le sue articolazioni, sia permanenti che volontarie. È veramente un patrimonio dell'Italia di cui possiamo andare orgogliosi in patria come all'estero. E questo, credo che questi racconti, questi flash, avere, dico, quando c'è la sostanza, ovviamente mi hanno scritto delle cose, ma tanto dico quello che mi pare, quindi ormai lo sapete. Quando uno ha, io dico, spesso la comunicazione serve a raccontare qualcosa di più, no? A vendere bene un prodotto. Quando uno ha un prodotto straordinario, eccellente, fatto di donne, di uomini, di uno spirito straordinario, che è appunto lo spirito di squadra, che vale per i nostri atleti, che saluto e ringrazio per il loro impegno, ma vale per ognuno ed ognuna delle donne e degli uomini che fanno parte di questo straordinario corpo nelle sue diverse articolazioni, diciamo, il prodotto da vendere si vende da solo. Poi quando uno ha la fortuna di mischiare all'eccellenza l'occhio, l'arte, la capacità di un appassionato, prima che di un grande professionista come Massimo Sestini, riesce a tirar fuori quelle immagini bellissime che abbiamo avuto la fortuna di vedere, che avrà la fortuna di tenere chi potrà sfogliare il calendario del corpo nazionale. Io credo che, ecco, l'attenzione del governo è massima nei confronti del Corpo Nazionale, sta dimostrata in questi anni, vogliamo fare ancora di più con il riordino delle carriere, quindi quello che io considero una riorganizzazione storica per migliorare ancora di più l'efficienza, l'efficacia del Corpo Nazionale, che è già un patrimonio straordinario. Un patrimonio che ha però una matrice, una fondamenta, che è appunto questo gioco di squadra. La capacità di fare squadra, della squadra che interviene, ma anche di fare squadra con le altre istituzioni, con gli altri attori del soccorso, dell'emergenza, della ricostruzione, con gli attori della prevenzione, che è parimenti importante al pari dell'intervento di soccorso, perché lo previene e lo evita in molti casi. Ecco, l'impegno che si sta prefigurando in ogni settore del Corpo Nazionale, che è e si inserisce in quella che è la vita della nostra nazione, in tutte le sue articolazioni, nelle sue diverse modalità, rappresenta
e racconta il valore di questo patrimonio. È giusto valorizzarlo, è giusto evidenziarlo, è giusto che chieda quello che merita, è giusto il tributo che gli italiani riconoscono nei confronti delle donne e degli uomini di questo straordinario corpo, è giusto il riconoscimento che la comunità internazionale ci ha offerto e ci offre guardando a questi professionisti come un esempio da imitare, è giusto che vi siano momenti come questo, come il calendario, che raccontino un piccolo pezzo, forse quello che fa più notizia, ma che è solo la punta dell'iceberg di un mondo straordinario di cui io ho la fortuna di viverlo in questa veste, ma ho avuto anche l'onore di viverla da componente, da membro, e che credo di cui tutti quanti presenti, al pari degli italiani, siano estremamente orgogliosi e rivendichino con orgoglio questo impegno, che è prima una gesto di dedizione verso l'altro, di spirito di servizio prima che una professione. Grazie e in bocca al lupo perché servono questi momenti anche per rilanciare l'anno nuovo, ovviamente, a tutti noi, ognuno per la sua parte, perché come si dice sempre, se ognuno fa la sua parte può fare la differenza. E l'ha fatta nella storia del Corpo Nazionale, credo che la facciano ancora queste donne e questi uomini con il loro impegno ogni giorno a servizio della nazione e a difesa dei cittadini. Grazie. Grazie al sottosegretario dottore Emanuele Prisco per questo intervento appassionato anche nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un grande patrimonio che non solo nazionale ma internazionale, ecco, che rappresenta bene il nostro paese in Italia e all'estero. E allora, per avviarci alla conclusione, non c'è meglio di presentarvi l'ultimo brano che eseguirà la banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Chiamo accanto a me il maestro Grollo, proprio perché ci introdurrà in questo brano. Ecco il maestro, ormai fa parte, insomma, anche dell'amicizia di questo corpo, e il brano è molto importante perché è il canto degli italiani. Maestro Grollo, so che lei vuole raccontarci in breve alcune curiosità di questo brano, di questo inno, soprattutto perché in sala ci sono dei ragazzi che sicuramente non conoscono alcune particolarità di questo importante inno, l'inno nazionale che ci rappresenta. Assolutamente, per me è un piacere e un onore soprattutto raccontarlo ai ragazzi, perché dovete sapere che gli autori del nostro inno erano giovanissimi, avevano poco più che 20 anni. Perciò adesso facciamo un piccolo percorso assieme al maestro Donato Di Marti e alla banda del Corpo Nazionale, così lo spieghiamo. Dico una cosa, secondo me, che potrebbe coinvolgerci. Gioco di squadra, parlavamo, il nostro inno è un perfetto gioco di squadra, è l'unico al mondo che ha due protagonisti, il solista e il coro che risponde, adesso vedremo. Naturalmente il coro poi lo farete voi, anche voi ragazzi. Adesso diamo un breve cenno, una breve spiegazione di come nasce il nostro inno. Se mi permetti, vado lì sopra. Grazie, un applauso al maestro Grollo, a cui lascio il palco proprio per la spiegazione del nostro inno, il canto degli italiani. Ringrazio la regia di aver dato questa possibilità. Noi ci troviamo di fronte alla partitura. Allora, come nasce il nostro inno? Il nostro inno nasce nel 1847. In quell'epoca l'Italia era divisa in 7 stati. Abbiamo molti tentativi di dare un inno, un canto, un qualcosa che potesse tentare di unire le genti italiche. Lo stesso Giuseppe Verdi, pensate, su commissione diretta, possiamo abbassare un po' questo microfono? Appena un po'. Grazie. Lo stesso Giuseppe Verdi riceve una commissione direttamente da Mazzini e scrive un inno nel 1848 dal titolo Suona la tromba. I versi erano dello stesso Mameli, però lo stesso Giuseppe Verdi dice
Un inno deve essere facile, popolare e deve arrivare subito al cuore e alle menti degli italiani, se no non funziona. Torniamo indietro, 1847. Mameli, Goffredo Mameli, giovanissimo poeta, scrittore, politico, è a Genova, genovese, Michele Novaro, suo amico carissimo, il musicista, che è a Torino. Immaginate che ci troviamo in una situazione dove Mameli scrive il testo e lo manda tramite un amico a Novaro. Novaro, il musicista, era un cantante lirico, un tenore, aveva il mio stesso tipo di vocalità e in questo contesto è direttore al Teatro Carignano di Torino dell'Opera e il Teatro Regio, direttore del coro, compositore, musicista. Si trovano una sera a Torino, come dice sempre il buon professor Michele D'Andrea, in un salotto dove si faceva musica e politica. In questo salotto arriva l'amico di Goffredo Mameli e va direttamente da Novaro, che è seduto al pianoforte, e dice: «Toh, questo te lo manda il Goffredo». Novaro apre quel foglio, legge le prime righe, anzi le prime parole, e si commuove, si emoziona. Dice lui stesso, racconterà poi, non so cosa mi è successo, ma mi è preso una grande emozione, tanto che gli amici mi si sono fatti stretti intorno e curiosi, ma che cos'è? Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Queste prime parole danno un'emozione fortissima a tutti e spingono il compositore, il musicista Novaro a dire, ma prova al pianoforte, troviamo una musica che possa accompagnare queste meravigliose parole. Novaro dice, mi siedo al pianoforte, ma torturavo quei poveri tasti senza riuscire a cavarne un'idea, un pensiero. Va a casa, non si arrende, dice, non mi levo neanche il cappello, mi siedo al pianoforte e finalmente ho avuto un pensiero. Ma più che un pensiero è una visione. Ricordiamoci sempre due protagonisti, il solista e il coro, perché Novaro, essendo un musicista d'opera, ha bisogno di immaginare una scena. Allora dice, ho immaginato che in un'immensa pianura fossero radunate tutte le genti italiche. 1847 l'Italia divisa in 7 stati, non era ancora l'Italia unita. E in questa immensa pianura, ad un certo punto, si leva una figura dall'alto di un trono meravigliosamente vestita. Ma andiamo per gradi. Facciamo un passaggio con la nostra banda musicale, con il maestro Donato Di Martile, come qual è gli squilli di tromba iniziale. È una adunata militare che richiama l'attenzione e c'è scritto allegro marziale. Allegro è l'indicazione del tempo, che deve essere abbastanza energico, allegro, camminato, e marziale deriva da Marte, dio della guerra. Perciò un inizio marziale molto, molto accentuato. Lo sentiamo. Sono squilli di tromba e di tamburi, è un messaggio militare. Sono messaggi militari che aveva già inventato la Legione Romana. Naturalmente c'è un punto dove l'attenzione si concentra su questa figura che dall'alto di un trono, in questa immensa pianura, sotto il trono ci sono re, principi, guerrieri, religiosi, si alza questa figura. Sentiamo come Novaro sottolinea questo momento. Avete sentito che questa figura si alza e ci sono due battute prima del canto. Noi ne abbiamo tagliata una, effettivamente. Il canto lo facciamo iniziare prima, ma immaginatevi questa figura. Adesso vi rivelo chi era, chi immaginava. Era Papa Pio IX, il pontefice che si alza, allarga le braccia, si prende il giusto tempo, cioè due battute, per dare un annuncio molto importante. E guardate una cosa, c'è scritto qui forte, che indica che deve essere cantato con voce forte,
ma Novaro non si accontenta di scrivere forte, scrive con molta energia. Questo è un annuncio solenne, potente, autorevole. Lo sentiamo in musica. A questo punto le genti italiche ricevono questo annuncio, ma sono scioccati, impauriti, attoniti. E come quando noi ricevamo un annuncio scioccante, ripetiamo. Vi siete mai chiesti perché il popolo ripete le stesse parole che ha appena sentito? Perché è un indice di incredulità. Infatti, come sottolinea Novaro, queste parole, quasi un pugno nello stomaco degli italiani che sentono queste note ribattute che sentiremo. E adesso la reazione di chi ripete le stesse parole sarà, vedete cosa c'è scritto, pianissimo, concitato e più mosso. Chi è agitato tende a interrogarsi, guardarsi, ripetere sottovoce queste parole. Perciò ripetono le stesse parole Fratelli d'Italia, d'Italia Sedesta. C'è un attimo di rialzo di temperatura e sonorità che schiava di Roma, Iddio la creò. La vittoria, Iddio ha voluto che fosse schiava di Roma. Il riferimento è a Roma naturalmente antica. Perciò sentiamo la seconda parte. Fino a qui il popolo comincia a prendere un po' di consapevolezza. C'è il prossimo segmento che sentiremo. Stringiamci a corte. La corte è la decima parte della legione romana. Siamo pronti alla morte. C'è un momento, c'è una tonalità di do minore che molto cupa, perché la morte fa paura. Perciò noi sentiamo ancora nella musica che c'è una certa indecisione. C'è ancora paura. Sentiamolo. A questo punto il popolo prende consapevolezza. È deciso. Finalmente siamo pronti a morire per la patria. E c'è un crescendo e accelerando fino alla fine. Stringiamci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì, questo sì è importante perché lo aggiunge Michele Novaro, il musicista, non Mameli, il suo amico. Anzi, Novaro chiederà poi al Mameli: io ho necessità di suggellare il giuramento del popolo italiano ad unirsi sotto un'unica bandiera, un'unica speranza. E questo sì, come annota lo stesso musicista, va detto deciso, concreto, a viva voce, è un giuramento. È come dire, lo giurate voi, quante volte abbiamo sentito i giuramenti? Lo giuro, questo sì vale, lo giuro. Ed è importante quasi, anzi direi, come tutto l'inno, è il giuramento finale del popolo italiano, di fatto a unirsi e combattere per liberarsi dall'oppressione. Allora, io direi, sentiamo l'ultimo segmento e sentiamo questo crescendo. Io sono immensamente felice di poterlo cantare insieme a voi quest'inno. Perciò, se volete, ci alziamo in piedi. Inizio io come solista e poi insieme
facciamo la parte del coro. Lo dico anche ai ragazzi, che è importante. Ricordiamoci, piano piano, sottovoce, per poi crescere fino alla fine. Il crescendo del finale deve essere un'esplosione. Questo sì deve arrivare come un'esplosione. Ci proviamo? Prego, maestro. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria ne porga la chioma, che schiava di Roma Iddio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria ne porga la chioma, che schiava di Roma Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì!